In attacco subito il Cittadella, si rende pericoloso con un tiro di Biraghi. Il Bari inizia il campionato con 5 punti di penalizzazione, ma la squadra di Torrente si porta in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Qui c'è sì un fallo di mano di Colì, ma c'è anche la spinta di Antimo Junco, un ex con il Cittadella ha giocato. Al decimo minuto il calcio d'angolo di Bellomo, il colpo di testa con il gol del vantaggio è di Ceppitelli. Lasciato solo al centro dell'area di rigore, la difesa del Cittadella segue il taglio di Clayton Dos Santos, ma lascia solo Ceppitelli il gol del vantaggio del Bari. È il 28esimo quando Masse ne va in area di rigore, può toccare al centro per Di Roberto, che però al momento di concludere calcia malamente con il sinistro e non con il destro. Bari ancora in avanti, Bari che ha giocato un ottimo primo tempo mettendo in difficoltà il Cittadella. Caputo punta l'area di rigore, punta Sosa, poi il tiro con la palla che finisce fuori. È un buon Bari, quello visto con il 3-4-3 voluto da Torrente, colpo di testa di Ma, palla sul fondo, anche il Cittadella ha giocato con il 3-4-3. In apertura di secondo tempo c'è il lancio di Baselli, il controllo di Ma, la finta manda vuoto l'avversario, poi Clayton Dos Santos che segna il gol dell'1-1, autorete del difensore brasiliano, il cross di Ma, l'anticipo su Di Carmine di Clayton Dos Santos, il gol dell'1-1. Punizione di Bellomo con palla fuori, il Bari dopo aver subito il gol dell'1-1 si butta in avanti alla ricerca del gol del vantaggio, c'è un'occasione per il Cittadella con Schiavon, la palla è alta, Schiavon ammonito nel primo tempo. Punizione di Rivaldo, il colpo di testa di Ceppitelli, poi quello di Clayton Dos Santos con la palla sul fondo. Sempre pericolosi i due difensori del Bari, il gol di Caputo per il 2-1 al 62esimo minuto, poi il trenino con Caputo autore del gol come locomotiva. Rivaldo, il colpo di testa di Ceppitelli, poi il gol segnato da Caputo. In avanti il Cittadella alla ricerca del gol del 2-2 con Robert Ma, ancora una volta pericolosissimo, bravo la manna. Poi Di Carmine al momento di calciare non trova lo spazio fra quattro giocatori del Bari. Ecco l'uscita dal campo di Ma, vince il Bari e ora è a -2 in classifica.